Siamo con Franco Zavaglia, ex procuratore tagliati importantissimo di Totti e Aquilani. Intanto buonasera, signor Zavaglia. Buonasera a voi tutti. Siamo qui per questo corso che aiuta i ragazzi a diventare procuratori e telescout. Cosa spinge i ragazzi a fare questo mestiere? C'è qualcuno che lo fa per passione, altri magari perché pensano di avere dei guadagni facili, ma questa ormai è diventata una professione dove è una professione che possono fare tutti, non c'è più un codice che regolamenta diciamo la deontologia di questa attività, per cui è diventata un lavoro, un mestiere oppure un'attività che non è più come magari qualche anno fa era molto, molto più professionale, anche perché i personaggi che all'epoca orbitavano in questo ambiente erano di tutt'altro spessore e di tutt'altra preparazione. Lei invece come ha cominciato questa passione? Da cosa le è nata? A me non è nata una passione, io sempre da bambino ho sempre calcato i campi di calcio, poi prima ho fatto il giocatore non a grossi livelli, poi l'allenatore non a grossi livelli perché quando mi è stato chiesto di fare il professionista ho preferito seguire lo studio commerciale che avevo con circa 300 aziende e poi alla fine questo diciamo, è stato un lavoro che mi ha agevolato, cioè la mia attività di commercialista mi ha anche agevolato a fare l'agente dei calciatori. E avendo anche una certa esperienza sul campo, ho unito l'uno e l'altro e quindi la passione per il calcio c'è sempre stata e mi ha spinto anche il fatto di vedere i giovani calciatori arrivare a certi livelli, perché la mia attività è stata sempre basata sul prendere i ragazzi da giovani e portarli fino a grossi livelli. Ecco, chi arriva da grossi livelli è Francesco Totti, che recentemente ha rinnovato con la Roma e ha dichiarato anche che non si sa se smetterà. Secondo lei, dove può arrivare il capitano della Roma? Ma il capitano della Roma ha fatto una carriera fuori dal comune. Quando io dicevo che era un fenomeno, qualcuno magari non era d'accordo, ma Francesco anche nella sua giovinezza ha avuto dei trattamenti un po' particolari. Basta pensare che lui già dall'età di 17-18 anni aveva un preparatore atletico vicino e un pranoterapeuta che hanno in un certo, che lo hanno in un certo senso accompagnato durante la sua carriera. Oggi magari tutti si chiedono della longevità di Francesco Totti. Bisogna andare a monte e vedere anche la vita che conduceva Francesco Totti, che viveva solamente e esclusivamente per il calcio e per la Roma. Chi ha scadenza di contratto è anche De Rossi, secondo lei rimarrà oppure affronterà questa avventura negli Stati Uniti? Ma io non penso, io penso che De Rossi, se vuole cercare delle avventure un po', oppure delle esperienze nuove, magari spostando la famiglia in un'altra nazione, ma io penso che Daniele senz'altro cercherà di chiudere la carriera a Roma e in Italia e forse anche nella Roma. Lei da esperto di mercato, la Roma dove dovrebbe intervenire a gennaio? Perché con l'infortunio di Salah, che poi probabilmente andrà anche in Coppa d'Africa, si darà un buco sull'esterno. Ma ci sono gli addetti ai lavori della Roma che sono molto bravi per cercare di puntellare la squadra dove meglio credono. Io faccio un altro lavoro. Invece per restare sempre in ambito della Serie A ci sarà una grande lotta per lo scudetto, secondo lei chi deve intervenire di più nel mercato? Dove vede carenti le squadre? Ma io penso che una grande lotta per lo scudetto non ci sia perché la Juve mi sembra una società, una squadra che è fuori classifica per tutti. Questo dispiace perché da qualche anno il campionato italiano è un campionato monocorde, come si può dire, perché vince sempre se è solo la stessa, ma questo dà merito ai dirigenti della Juve, ai tecnici della Juve. Dispiace perché io penso che in Italia, essendoci dei giocatori abbastanza importanti, e dispiace soprattutto a Roma e per la Roma, che non si riesca ad allestire
una compagine che possa lottare magari fino all'ultima giornata, come faceva qualche anno fa per lo scudetto. Ecco, per concludere, ci può raccontare un aneddoto particolare con Francesco Totti? Ma non ci sono. L'aneddoto particolare può essere solamente uno, quando lui era abbastanza giovane, che Bianzì o Bianchi, come si vuol definire, era l'allenatore della Roma. Io incontrai l'allenatore nella piazzale di Trigoria e l'allenatore mi disse: lei è il procuratore di Totti? Io gli dissi: fortunatamente sì. E poi magari me l'hanno tolto, io ho detto: fortunatamente sì. Ma lei sa che in Argentina di giocatori come Totti ce ne sono a centinaia? Bene, ho detto io, se l'Argentina ha questi centinaia di giocatori come Totti, l'Argentina si deve ritenere una nazione fortunata, però mi sembra che i campionati del mondo ne vinca pochi. E questo per farle capire che la stima di Bianchi, per far capire a tutti, la stima di Bianchi nei confronti di Francesco Totti era minima, tant'è che poi con il passare del tempo Bianchi è stato esonerato dalla Roma. E quello ha detto, le hanno tolto Totti, in che senso? Ma ci sono state anche le dichiarazioni della moglie di Sensi. Tolto Sensi perché alcuni dirigenti italiani scorretti e che all'epoca orbitavano nella Roma hanno fatto delle promesse a Totti, magari alla famiglia Totti, che poi magari non hanno nemmeno mantenuto. Va bene, la ringrazio. Prego.